bellissima, piena di lampadini, di orologi, di... A posto, sì, la Puglia è meravigliosa città, bellissima, poi un altro paio di città nel Massachusetts, e infine sono salito a Farfana, poi dietro il fronte, diritto da voi, fino a casa. Accidenti, mi piacerebbe che mi venite a parlare. No. Ma certo, appena arrivo allo stato. Anch'io, papà. Tutti e tre, ragazzi. Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, scritta nel 1949. Parla del grande sogno americano. Naturalmente la realtà è molto più dura. Non è che diventano tutti presidenti degli Stati Uniti. Nelle vicende storiche non tutti raggiungono il sogno. È contemporaneo il testo perché in questo momento c'è una crisi dovuta alla guerra in Ucraina. Ecco che il testo diventa contemporaneo qui, dove è aumentato tutto, il pane, il grano, gli affitti, la luce, il gas. E c'è un momento molto molto difficile, in cui chi sognava un futuro migliore, improvvisamente si torna indietro di decenni. Ecco che questo testo parla anche di questo. Ci saranno le guerre, i momenti di benessere, ma non tutto dura, perché la storia dell'uomo ci insegna che ogni 30 anni, 40 anni c'è qualcosa che... La società che sogna il benessere continuo improvvisamente si ferma e soprattutto chi ne paga il prezzo. I giovani, il mio ruolo è un padre, non riesce a stare dietro i sogni dei figli. Ragazzi, ecco, questo è vostro zio. Bene! Figlio, ragazzi, dai, dicelo! Ragazzi, a 17 anni sono entrato nella giungla e a 21 ne sono uscito. E per Dio, ero ricco! Capite? Io posso farlo? Qualunque sogno si può realizzare, qualunque! Naturalmente vi aspettiamo a teatro, questo magnifico teatro, tra i più belli non solo della regione Puglia, ma di tutta Italia, il Teatro Giordano. Arrivederci.